Ciao a tutte le ballerine che mi seguono. Sono Albi e oggi voglio fare un tutorial per cucire le punte. Vogliamo ottenere una cosa del genere, quindi cucire tutto intorno alla piattaforma davanti, e questo perché evita di scivolare e poi aumenta anche la superficie di appoggio, quindi la punta rimane in piedi per gli equilibri e tutto. Dunque, cuciremo un paio di Grishko, che sono le mie punte preferite. Questo modello è Elite. Io prima usavo le 2007, bellissime, però mi piacevano molto perché erano molto affusolate qui nella punta. Però bisogna anche conoscere un po' i propri piedi, e quindi siccome mi si sono gonfiati molto dal lavoro sulle punte, ho bisogno di una piattaforma un po' più grande, e le Elite hanno questa platform un po' più ampia. Allora, cominciamo prendendo questo, che è un filo, una cordicella abbastanza spessa, diciamo 2 mm. Ne prendiamo molto e lo tagliamo, voilà. Poi prendiamo un bel ago con la testa grandicella per farci passare questo filo. Facciamo così, voilà, una doppia gugliata e facciamo un bel nodo alla fine. Questo metodo me l'ha insegnato la mia ballerina, la mia amica ballerina del teatro di Koblenz, Irina Golovaskaya. Irina, ti adoro, e quindi ogni volta che cucio le punte penso a lei. Tra l'altro, tra parentesi, spero che vi piaccia questa maglietta che ho fatto io con le mie proprie mani. Un giorno vi farò vedere le altre magliette che ho fatto, perché le ho fatte con soggetti di danza. E se vi piacciono posso cominciare a farle un po' per voi. Allora, a volte la cosa può risultare piuttosto difficile di penetrare nel raso della punta, quindi vi consiglio di fornirvi di un ditale se per caso doveste incontrare problemi. Dunque, cominciamo qui. Facciamo questo punto qui, di solito io comincio. Voilà, vedete? Andate a fendere la punta in questa direzione. Dunque, tirate il filo. Ho fatto una gugliata lunga, vi ho detto. Così non abbiamo problemi. Dopodiché, direzionate il filo in questa posizione, diagonale, seguendo sempre la forma della piattaforma. E andate a fendere la punta qui. Ricordatevi sempre che il filo deve essere al di sopra dell'ago. Eccoci qua, abbiamo fatto il primo punto. Ora continuiamo con il secondo. Eccoci qua, prendiamo sempre l'ago, nella stessa direzione, pruk, scusate la maniera ma non ho un leggio per l'iPod, quindi non riesco a fare altrimenti, state vedendo, vero? E continuiamo così, questa parte è facile perché stiamo andando dritti, ecco. Così penetriamo il raso in questa posizione qui e lo facciamo passare così. Vedete? Pruk, pruk. Finché non arriviamo a fare così. Eccoci qua. Ho avanzato in questa direzione. Ora ci tocca fare la curva, che è un po' più difficile, ma non tanto, basta seguire la forma della piattaforma. Dunque andiamo a fendere il raso così,
vi ho detto può risultare un po' duro a volte. Eccoci qua. E poi tendetevi, aiutatevi con il dito a seguire la linea della piattaforma, è importante. Ecco qui, vedete come ho continuato? Ora ci manca. Guardate, ci metterete magari un po' di tempo le prime volte, ma non preoccupatevi perché con la pratica vedrete, io veramente ci metto un paio di minuti a fare tutto. Voilà, continuate così. Non fate mai questo errore, però. Mettete sempre il filo dietro all'ago. Eccoci qui, siamo arrivati alla fine. Ora ci manca di fare un ultimo punto, come gli altri, esattamente come gli altri. E andiamo a fare un nodo. Facciamo passare l'ago nell'asola che si è formata e stringiamo forte. Dovrebbe essere sicuro, ne facciamo un altro perché vogliamo essere super sicuri che questo tenga. Tiriamo. E poi lo passiamo dentro. Voilà. Tagliamo l'eccedenza con una forbice. Se il nodino vi dà fastidio, lo potete bruciare con l'accendino. Ecco qui. La piattaforma della nostra punta è stata cucita. Ora eccoci qui con la nostra punta. Spero questo tutorial vi sia piaciuto. Tenetemi d'occhio per novità nel mondo della danza.